Continuano le ricerche di Sara Tomassini, la 35enne scomparsa da Muraglia di Pesaro. Nuovo appello del padre, se l'avvistate chiamate subito le forze dell'ordine o il 118. Dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne a quella mondiale dei diritti umani, il Comune di Fano organizza una serie di iniziative per diffondere la cultura del rispetto. Si chiamerà Vere Cure ed è l'associazione di volontariato fondata dal dottor Nudi, si occuperà di formazione e informazione sanitaria alla popolazione. La sostenibilità del sistema economico e imprenditoriale a teatro, un convegno della BCC di Fano per anticipare il futuro delle aziende. Elezioni amministrative 2024, a Pesaro nasce Vieni Oltre, la lista civica coordinata dall'avvocato Pia Perricci. Si chiama Pane e Politica, il nuovo libro di Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro è sicuro, da qui partirà la rivincita del centro-sinistra. È alto 14 metri ed è tutto fanese, l'albero di Natale portato oggi in piazza 20 settembre, il 25 novembre lo spettacolo d'accensione. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli, non c'è ancora traccia di Sara Tomassini, la 35enne che si è allontanata venerdì scorso dal reparto di psichiatria di Muraglia di Pesaro. È in pericolo di vita, aveva detto il padre Cosimo, che dopo la sparizione aveva subito sporto denuncia ai carabinieri. A tre giorni dalla scomparsa, ha scritto oggi su social, gli abiti di Sara potrebbero non essere più gli stessi. Quando è sparita indossava una felpa blu con cappuccio e una tuta grigia, mentre ai piedi portava un paio di crocs. In questi giorni sono arrivate alcune segnalazioni, ha detto, ma purtroppo senza esiti. In caso di qualsiasi avvistamento, ha ricordato il padre, si raccomanda di chiamare subito il 112, quindi le forze dell'ordine, o il 118, il personale sanitario. Inutile cercare di convincerla. Cambiamo argomento. Mentre si allunga la lista dei femminicidi, si incentiva la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione di questo tipo di violenza, l'amministrazione comunale di Fano ha organizzato un programma di iniziative che coinvolgono in particolare i giovani. Massimo Foghetti. È stata intitolata Il colore del rispetto, la serie di iniziative organizzate dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il prossimo 25 novembre. Una serie che si intona con l'attività svolta tutto l'anno in seno al Paricentro, dove esperte e professioniste sono disponibili ad aiutare le donne in difficoltà e che fa riferimento a diverse istituzioni e associazioni che operano a livello cittadino. Abbiamo pensato un programma nei 16 giorni dell'attivismo per i diritti umani che va dal 25 novembre appunto al 10 di dicembre. Quella del 25 novembre è un'iniziativa che si svolgerà alle 17.30 alla Sala Verdi, con un momento importante di tributo a Joyce Lussu, una partigiana storica femminista anglo-marchigiana del nostro territorio in occasione del suo 25 anniversario della scomparsa, che faremo con un monologo con l'attrice Isabella Carloni e anche con la presentazione della mostra Diffusa come rivestita. Concluderemo questi 16 giorni dell'attivismo il 10 dicembre con la città delle bambine e dei bambini al Paricentro, dove comunque terremo un appuntamento appunto dedicato alla giornata mondiale dei diritti. Quest'anno lo svolgimento del consiglio comunale monotematico è prettamente dedicato ai ragazzi, dove saranno loro i protagonisti di questo evento, e ci sarà un momento presentato dai ragazzi del Senac, Polo 3, e un momento dai ragazzi del Don Orione. Poi ci sarà un momento del presidente dell'associazione Alba Rosa, che magari interverrà anche lui con dei dati, con dei messaggi. Poi quindi la giornata si concluderà con interventi anche delle associazioni, che ringrazio fin da ora, che saranno presenti. Giunone ha in programma
nazionale allestimento di una mostra dal 25 di novembre al 10 dicembre dal titolo Come rivestita. Sarà una mostra diffusa che si troverà all'interno del foyer del Teatro della Fortuna, all'interno del foyer del Cinema Politeama, nel foyer del Cinema Masetti e all'interno di Paricentro. Sarà un'installazione composta da 17 abiti di donne che hanno subito violenza. A fianco a queste saranno corredate ognuna dalla propria storia individuale. Questo serve per sensibilizzare il tessuto sociale alla violenza sulle donne, per cercare di superare gli stereotipi e pregiudizi legati alla violenza di genere. Pienamente coinvolto anche il Sor Optimis, il club di service femminile. Qual è la vostra attività e come vi inserite nel programma delle manifestazioni dal 24 al 10 dicembre? C'è un progetto che si chiama Orange the World, che è voluto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, a cui noi aderiamo. Ci permetterà, insieme, abbinata anche alla campagna Read the Signs, di leggere tutta una serie di segnali tossici che sono questi riportati nel volantino, che possono aiutare le donne a riconoscere una relazione pericolosa. Quindi la campagna che andremo a fare è prevalentemente di prevenzione e distribuiremo volantini, locandine e trasmetteremo videoclip sia alla Mediateca che al Paricentro che riportano appunto questo decalogo. Poi c'è un richiamo molto chiaro al numero 1522 che accoglie le donne in difficoltà perché temono una violenza o lo stalking lo hanno già subito. Quindi l'imperativo è parlare, chiamare, avvertire, denunciare. La Protezione Civile della Regione Marche ha diramato un'allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali valida per la giornata di domani, martedì 21 novembre, su tutte le Marche. Secondo la previsione, la formazione di una depressione nel Mar Tirreno porterà a precipitazioni deboli ma continue e diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio, si potranno avere locali picchi di intensità fino a 30 mm in un'ora. E adesso una segnalazione è arrivata alla nostra redazione in via De Borgogelli a Fano, ci ha scritto un telespettatore, è ritornata una situazione di disordine pubblico e disturbo della quiete pubblica, oltre alla sporcizia. Protagonisti ragazzi italiani ed extracomunitari, con ris e urla, tutti venerdì e sabato sera fino a tarda notte. Le forze dell'ordine chiamate dai residenti, ha spiegato, intervengono, ma poi quando vanno via i ragazzi ritornano. L'amministrazione comunale dovrebbe installare una videocamera anche contro lo spaccio di droga. A Pesaro taglio del nastro per avere cura, l'associazione di volontariato fondata dal dottor Gnudi che si occuperà di formazione e informazione sanitaria alla popolazione. Il servizio è stato curato da Marco Lonigro. Inaugurata a Pesaro la nuova sede dell'associazione di volontariato Avere Cura fondata dall'ex direttore del pronto soccorso pesarese Umberto Gnudi. Avere Cura si occuperà di formazione e informazione sanitaria alla popolazione. In programma anche corsi rivolti agli studenti e professori delle scuole superiori. Questa associazione nasce da parecchio lontano e nasce dalla necessità di avere uno strumento che ci potesse permettere di fare tante cose. La prima cosa, l'idea dalla quale è poi nato tutto è stata quella di fare corsi di formazione a livello delle scuole, perché l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare è nel programma del MIUR, dovrebbe essere un'attività didattica. E noi vorremmo dare una mano alle scuole che spesso non hanno le strumentazioni, non hanno la formazione, in questo senso formando i professori in modo tale che loro stessi diventino poi formatori dei propri studenti e fare diventare appunto questo insegnamento un insegnamento curricolare. Sabato mattina il taglio del nastro per la nuova sede in via Cavallotti a Pesaro. Si tratta di un locale di 150 metri quadrati in grado di trasformarsi in aula didattica per insegnare a soccorrere una persona colpita da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce. Una nuova sede che abbiamo potuto acquistare grazie a un benefattore che ha creduto in questa
in questa idea ci ha aiutato molto, quindi adesso abbiamo questa struttura che, come detto, è una struttura molto funzionale perché ha questo salone grande che può accogliere 70-80 persone sedute, nel quale potremo fare degli incontri anche divulgativi per la popolazione su vari argomenti di carattere sanitario, e c'è la possibilità di dividere in due aule questo salone, c'è una terza aula qui accanto, in modo tale da poter formare, per fare la formazione sulla rianimazione cardiopolmonare bisogna tenere dei piccoli gruppi, quindi possiamo tenere fino a 3 gruppi da 6 persone contemporaneamente, eventualmente anche un quarto nell'altro spazio che è la segreteria dell'ingresso. L'aula è stata dedicata al benefattore emerito, l'ingegnere Alessandro Fedrigoni, che quando era in vita ha finanziato l'acquisto e la ristrutturazione della sede. Inaugurato anche un defibrillatore semiautomatico presente all'esterno del locale. Inizia così l'avventura dell'associazione di volontariato Avere Cura. Vogliamo partire inizialmente con questa attività nelle scuole e fare anche altro a seconda di quello che vediamo può essere interessante, può essere utile, quali saranno le richieste eventualmente della popolazione, siamo aperti a suggerimenti e vediamo che interesse avrà che avrà la gente per questa nostra associazione, perché chiaramente essendo un'associazione senza fini di lucro, la nostra fonte di sostentamento sono le tessere associative, le donazioni, quindi io sono speranzoso, se vedremo che invece non va, sarà stata un'avventura lo stesso. Stefano ci teneva a possedere la sua ortopedia, avrebbe dovuto lottare per l'ottenimento, ma purtroppo non è stata fatta alcun tipo di battaglia. Lo sostiene Beatrice Morbidoni, presidente del comitato Riapriteci le Terme di Carignano, intervenuta oggi sui posti letto vacanti che si stanno allontanando da Fano, si legge nella nota, per volatilizzarsi verso una clinica privata a Pesaro. Come noto, questi posti di degenza sono stati richiesti anche dalla società privata che ha acquisito all'asta i terreni delle terme. Nessuno può negare, ha proseguito Morbidoni, che Fano venga continuamente sminuita dai vicini di casa che cercano di impossessarsi dei nostri tesori preziosi, ma è anche vero che non viene fatta un'opposizione energica. Vogliamo una Fano sempre più povera e più sottomessa, chiede la Presidente. Continuando in questo modo ci si sta riuscendo, ha detto. Se i posti letto non verranno assegnati all'ospedale Santa Croce, almeno che rimangano a Fano. Imprenditori a convegno in una iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Fano per illustrare la prossima governance delle imprese alla luce della sostenibilità. Particolare interesse ha suscitato questa iniziativa che si è svolta al Teatro della Fortuna. La mutualità vuol dire praticare la socialità. Cambiano i tempi e cambia il modo di fare impresa. In maniera graduale, dal 2024 alle grandi aziende e dal 2026 alle piccole e medie, verrà introdotto il principio della sostenibilità di bilancio, che si riflette non soltanto sull'economia d'impresa, ma anche sui tanti altri settori che concorrono allo sviluppo del territorio, quindi sull'ambiente, sul sociale, sull'aspetto culturale e quello sanitario. Pronta a recepire tutti gli stimoli che movimentano il mondo delle imprese, la BCC di Fano ha organizzato al Teatro della Fortuna un convegno dal titolo ESG tra necessità e opportunità, dove l'acronimo ESG sta per Environmental, Social e Governance. Ce ne parla il presidente dell'Istituto di Credito, Romualdo Rondina. Quali sono gli obiettivi di questo convegno? Ma l'obiettivo di questo convegno è incontrare i nostri soci, i nostri clienti, per far capire che la banca non è soltanto la banca che fa il finanziamento, ma è una banca che guarda il territorio con tutte quelle che sono le esigenze, le necessità, e in questo momento sicuramente si pone il problema della crescita. L'oggetto di questo convegno è il tema della sostenibilità. Come può la banca applicarlo nel territorio? Ma la può applicare in modo diretto, perché ci sono iniziative che hanno una rilevanza per la crescita e quindi sono sicuramente interventi per far crescere il territorio, non soltanto in termini economici, ma anche in altri termini sociali, quindi noi siamo su tutte le iniziative. Cambia qualcosa oppure è un continuo di quello che fa la banca? No, è un continuo, perché noi lo stavamo facendo da tanto tempo,
Io faccio un esempio soltanto, noi sosteniamo molto i risultati scolastici dei ragazzi e anche quest'anno rifaremo sicuramente dei premi per tutte le scuole, dalle elementari, medie, scuole superiori, università. E l'inserimento della BCC nella rete di ICREA aiuta? Ma noi diciamo che qualche volta siamo anche magari un po' a chiederci se l'ICREA, il ruolo che viene svolto, deve essere un sicuramente costruttivo, e sicuramente rispettiamo quelle che sono le regole. E io credo che con ICREA il rapporto sia buono, anche se qualche volta noi siamo attenti, in sintonia, sì, quant'altro. Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana investiranno circa 34 milioni e mezzo di euro per 6 interventi di difesa della costa a Pesaro, Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche, Pedaso e San Benedetto del Tronto. Il comune di Pesaro riceverà un contributo di 250 mila euro a carico della Regione Marche per il completamento della scogliera in località Castel di Mezzo. Invece il comune di Colli al Metauro fa sapere che dall'11 dicembre al CDR di Calcinelli in via dei Laghi verranno consegnati i sacchi per l'organico e la plastica per il 2024. In questo cartello vedete i giorni e l'orario in cui sarà possibile ritirarli. Torniamo a Pesaro. In vista delle elezioni amministrative 2024 nasce la lista civica Vieni Oltre, un progetto slegato da qualsiasi partito, raccontato così dalla coordinatrice Pia Perricci. Sentiamo. Cosa vi differenzia rispetto agli altri? Innanzitutto noi ci distingueremo per il rapporto diretto con i cittadini, perché l'amministrazione deve essere al servizio dei cittadini e non i cittadini a servizio dell'amministrazione. Sinora nella politica italiana e in quella pesarese c'è stato troppo distacco fra le esigenze dei cittadini, fra i cittadini e il comune. Noi invece vogliamo rendere Pesaro la città dei cittadini. Vieni Oltre, come ho già detto, e mi piace usare un'espressione, è tanta roba, perché questa lista civica per l'appunto è una lista civica aperta ed è la lista civica dei cittadini, e quindi quale espressione migliore che quella nota e comune ai pesaresi, Vieni Oltre. Ma Vieni Oltre non è solo un'espressione, significa vieni insieme a noi, è la tua città, fai qualcosa per la tua città, noi siamo qui, tu insieme a noi, perché noi senza di te non facciamo nulla e vogliamo fare tutto solo per i cittadini, tant'è vero che noi siamo tutti dei cittadini ordinari, non siamo mai stati in politica, non vogliamo fare la politica tradizionale, e per questo tengo a precisare che all'interno dello statuto c'è una clausola messa di comune accordo fra tutti noi che prevede la non possibilità di accordarsi con altri partiti. La città deve cambiare nel rapporto con i cittadini, e quindi tutto quello che sarà che è il nostro programma, che oggi illustreremo in maniera molto sintetica, è un rapporto diretto con i cittadini, tant'è vero che inizieremo a fare immediatamente e continuerà per sempre, anche laddove noi supereremo le elezioni politiche, delle riunioni quindicinali in ogni quartiere di Pesaro, perché ci sono quartieri che sono stati lasciati all'abbandono, dove ascolteremo i cittadini e sulla base di questo si prenderanno le decisioni comunali. Quali sono le aspettative per la nuova lista civica Vieni Oltre, e poi un piccolo indizio sul candidato o candidata? Sicuramente sarà una donna, perché è il momento delle donne, perché le donne sono coloro che danno la vita e fanno nascere, e quindi noi vogliamo far nascere Pesaro. E perché Pesaro non ha mai avuto un candidato donna. Le aspettative? Vinceremo sicuramente. D'altra parte, sabato scorso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha presentato il suo nuovo libro dal titolo Pane e Politica. Si chiama Pane e Politica, il nuovo libro del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, oltre 200 pagine che raccontano il viaggio nella provincia italiana che il primo cittadino pesarese ha fatto nell'ultimo anno, entrando a casa delle persone, sedendo al loro tavolo per ascoltare e capirne le problematiche, le idee, le visioni e le battaglie che spesso, dice Ricci, coincidono con quelle che portiamo avanti noi amministratori locali. Sicuramente il pane dà il senso della concretezza e della condivisione. Queste cene sono state un momento di condivisione, di discussione, di partecipazione vera,
che al tempo stesso è diventata una partecipazione digitale attraverso la diretta con i miei canali Facebook, e quindi anche un bel esperimento di comunicazione nuova, reale, che tiene insieme la comunicazione calda con la comunicazione digitale. In 10 mesi Ricci ha girato l'Italia, ha incontrato studenti, artigiani, imprenditori e disoccupati. Pane e politica, sottolinea il sindaco di Pesaro, diventa così un contributo al centro-sinistra in vista delle prossime elezioni europee. E poi un viaggio nella provincia italiana, quella che ci ha voltato le spalle, e da queste famiglie sono emerse tante proposte dalle quali ripartire per un nuovo centro-sinistra, per un nuovo centro-sinistra pane e politica, che è un termine con il quale tanti magari negli anni mi hanno catalogato, magari pensando di offendermi. Invece per me essere cresciuta a pane politica è una virtù molto utile in questa fase del paese. Io non credo alle persone che si improvvisano, penso alle persone che si misurano coi problemi, che lavorano, che si danno da fare e che magari dopo passo si prendono responsabilità più grandi. Un contributo al centro-sinistra, perché le prossime elezioni europee saranno fondamentali e dobbiamo avere l'ambizione di poter concorrere ad essere il primo partito italiano. Insieme al sindaco Ricci a raccontare pane e politica anche la senatrice Ilaria Cucchi. Il sindaco Matteo Ricci ci dà un esempio enorme, dobbiamo imparare da lui, andare sì in piazza ma tornare nelle case della gente, tornare in mezzo alla gente, capire quali sono le esigenze delle persone, i motivi per i quali ormai le persone normali, comuni, non credono più nella politica e nei politici. Oltre 600 bambini questa mattina hanno partecipato alla Rocca Malatestiana, alla giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per l'occasione l'amministrazione comunale di Fano ha organizzato una serie di iniziative per mettere al centro la figura delle bambine e dei bambini. Tutte le classi quinte delle primarie più 2 classi quinte di San Costanzo, comune partner della rete regionale Città Sostenibile, amiche dei bambini, hanno colto in pieno lo spirito dell'evento cantando e ballando insieme al sindaco e agli esponenti della giunta. Il momento di maggiore partecipazione si è registrato quando tutti i presenti hanno intitolato l'inno dei diritti Stai con me, scritta dai bambini con il maestro Giorgio Caselli. Occasione, su invito di UNICEF e ANCI, per alcuni giorni saranno illuminati in blu l'Arco d'Augusto e la Fontana della Fortuna. Rimaniamo allora in piazza 20 Settembre a Fano, dove è arrivato l'albero di Natale, l'abete donato dalla famiglia Mariotti, perché ormai diventato pericoloso per l'abitazione, verrà illuminato con uno spettacolo d'accensione domenica prossima, 26 novembre alle ore 18. Oggi ha seguito le varie operazioni Filippo Pucci. Gru in movimento questa mattina in via Carlo Botta a Fano per la rimozione dell'abete che andrà ad abbellire le prossime festività di Natale il centro storico, più esattamente piazza 20 Settembre. La pianta, alta 14 metri, sarà la protagonista domenica prossima, 26 novembre, dell'accensione del Natale più di Fano, edizione 2023, con uno spettacolo emozionante di musiche, luci ed effetti speciali. Intanto, in città, fervono gli ultimi preparativi e allestimenti. Esatto, oggi ufficialmente partiamo con i lavori. Verranno consegnati gli alberelli che allestiranno il pincio e arriveranno le casette. E cercheremo di essere pronti ovviamente per il 25 con l'apertura del villaggio di Natale al Pincio e del meraviglioso mercatino di Natale di Fano. Siamo a Rosciano di Fano, la famiglia Mariotti di Rosciano ha donato questo meraviglioso albero che iniziava a dare problemi all'abitazione. E sono iniziati, come vedete alle mie spalle, i lavori per portarlo in sicurezza in piazza, dove verrà installato e verrà addobbato e preparato per l'inaugurazione di domenica 26 alle ore 18 con tantissimi spettacoli e, che dire, vi aspettiamo tutti in piazza. Ci siamo, come vedete alle mie spalle l'albero è pronto per partire per piazza 20 Settembre, dove verrà installato nella giornata di oggi.
E colgo l'occasione per ringraziare la ditta Sorcinelli che permette ogni anno di fare i lavori in sicurezza, Tecnotric, e il nostro Luca Amadori che ci supporta e ci aiuta sempre per il bellissimo albero della nostra piazza. 31 serate, centinaia di presenze e due finalisti. È arrivata alle battute finali la sfida dei Brodetti che ha visto protagonisti i ristoranti di Fano e della provincia aderenti al Fuori Brodetto. L'iniziativa promossa da Confesercenti con la collaborazione di Comune di Fano, Regione Marche e Camera di Commercio. Una rassegna iniziata lo scorso 6 ottobre che ha confermato il successo di pubblico e ampliato quest'anno anche il numero dei ristoranti aderenti, coinvolgendo locali non soltanto di Fano ma anche di Pesaro, Marotte e Colli al Metauro. La somma dei voti espressi dalle due giurie, tecnica e popolare, ha portato alla finalissima i piatti proposti dal Caffè del Porto Bistrò di Fano e dal ristorante Lo Scudiero di Pesaro, che si contenderanno la vittoria son di zuppe domenica 26 novembre nella cornice di Villa Piccinetti. E di Fuori Brodetto ne parleremo tra poco dopo il telegiornale in un approfondimento con la Confesercenti. Seguirà la replica di Primo Cittadino, andata in onda poco fa, alle ore 19, con il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi do appuntamento per domani mattina alle 7 in diretta insieme a Massimo Foghetti. Buona serata.